Iniziamo l'incontro. Come al solito mi presento, sono Massimo Bortoletto, direttore del punto vendita di Latina, che come già vi sto dicendo da un po' di tempo, a breve farà 3 anni, perché il 28 aprile festeggiamo il nostro 3° compleanno. Vi do il benvenuto anche da parte degli altri ragazzi che come ogni volta allestiscono questo piccolo spazio al quale teniamo molto. Come teniamo molto al ciclo di incontri che quasi da subito stiamo ospitando e organizzando insieme alla casa editrice L'Asino d'Oro. Sempre degli incontri molto partecipati, quindi vi rendo onore della presenza anche con giornate belle o anche addirittura quando c'è il diluvio universale fuori, siete sempre in tanti. Questi incontri sono l'anima del nostro programma culturale e ringrazio come sempre Licia Pastore perché non molla mai. Tra l'altro il libro di oggi, Il Turco in Italia, questa biografia scritta da Joyce Lussu, è già da un po' che stava circolando e noi da subito abbiamo visto che ha destato un notevole interesse, come gli altri libri della casa editrice L'Asino d'Oro, sempre presenti nel nostro punto vendita. Per questa sera abbiamo tentato anche un esperimento di cross-selling, come si dice nel nostro lavoro, cioè abbiamo abbinato al libro che si presenta anche il libro che abbiamo presentato precedentemente, sempre per L'Asino d'Oro, e le opere di Hikmet che sono disponibili in Italia, non si trova tantissimo, a dir la verità. Io mi fermo qui, lascio tutto l'onore e l'onere della presentazione a Licia Pastore, che l'altra volta mi ha fatto uno scherzetto e quindi stavolta ricambio per la simpatia. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Nada. Hikmet è un poeta molto traducibile. Ritengo che tutti i poeti siano molto traducibili se si conoscono abbastanza profondamente. Per conoscerli a fondo non basta la filologia e la linguistica. Ci vuole un'affinità, una capacità di partecipazione integrale, ma sempre critica, al mondo poetico dell'autore, con tutte le sue fondamenta morali e spirituali del raziocinio e della sensibilità. Se c'è questa partecipazione, le differenze circostanze ambientali ed espressione si assorbono facilmente per ricostruirsi in forme analoghe e fedeli nel diverso linguaggio in cui vengono trasposte. Bisogna capire del poeta molto più di quanto possa essere acquisito attraverso i vocabolari, le grammatiche e la storia della letteratura. Non conosco una parola di turco e non so quasi niente della letteratura turca, ma posso affermare onestamente di conoscere a fondo Hikmet, tutta la sua produzione poetica, il suo mondo ideologico, etico, estetico e psicologico, le esperienze che l'hanno formato, gli autori che lo interessavano, la sua città, la sua famiglia, i suoi amici, i suoi nemici. Sono stata più volte in Turchia e qualsiasi turista colto mi direbbe che ne so pochissimo. Ma io ho veduto altre cose che un turista non vedrebbe seguendo gli itinerari non ufficiali di questo poeta rivoluzionario, che preferiva definirsi prima rivoluzionario e poi poeta. Istanbul mi è stranamente familiare, come se vi fossi andata a cercare dei ricordi e non delle scoperte. E così mi sono familiari i miseri contadini e i pastori dell'Anatolia, tanto simili ai contadini e pastori di tutto il mondo. E il suono della lingua turca, che non capisco, ma inconfondibile per me nelle inflessioni e nelle sue sonorità. Non l'ho mai imparata, perché quello che mi interessava non era di diventare una specialista in turcologia, ma di intendermi con Hikmet, per capire la sua poesia. E con Hikmet mi intendevo benissimo, attraverso il suo fantasioso francese, le parole che spigolavamo qua e là da tutte le lingue di cui sapevamo qualcosa, i gesti, le reazioni, i comuni ideali civili, i gusti spesso diversi,
gli atteggiamenti vari verso le idee e verso le persone, i giudizi sulla politica e sull'arte e su tutto. Le traduzioni le ho sempre fatte direttamente con Hikmet, il quale, come tutti i poeti, sapeva spiegarsi alla perfezione quando si trattava di chiarire il perché di una parola o di un'immagine. Quando non potevamo incontrarci, traducevo con Munaver, la sua grande compagna e madre del suo unico figlio Mehmet, che conosce la poesia di Hikmet come nessuno. In Hikmet, vita e poesia, azione e parole erano legate in modo così organico e solare che è illuminante per conoscere la sua poesia, conoscere le sue vicende. Da quello che ho letto, mi sembra che si delineano nettamente e sostanzialmente le immagini sia del grande poeta che della sua traduttrice e del loro modo di procedere nel tradurre. Le righe sono tratte dalla prefazione di Paesaggi umani, e l'opera più vasta che Hikmet scrisse, un poema epico che partendo dalla Turchia si allargava al Mediterraneo e alla storia dell'umanità. È un poema di oltre 70.000 versi divisi in 8 libri, di cui molti sono andati perduti. Un versante della poesia di Hikmet, quello epico, di amore per il popolo. Accanto a questo, imprescindibile, è anche quello del rapporto con le donne. Ma sono due cose profondamente intrecciate e fuse insieme, inscindibili per lui. Tanto che vi leggo solo altre 6 righe, tratte sempre dalla prefazione di Joyce Lussu. E la donna è una donna, un essere umano completo, un amico e un compagno di lotta oltre che un amante, non solo immagine, stimolo o oggetto. La figura femminile riassume tutte le cose che ama, il suo paese, la sua lotta, lo slancio ideale, la speranza, integrando l'amore nella dinamica dell'esistenza reale. Il libro che andiamo a presentare oggi tratta e approfondisce queste tematiche. Ne parleremo stasera con Rossana Cecchi, editor dell'Asino d'Oro, Floriana Giancotti, docente di storia e filosofia, e Anna Chiara Mantovani, attrice che leggerà per noi dei brani. E a questo punto è proprio a Rossana Cecchi che passo la parola per la presentazione. Grazie. Allora, buonasera, io sono qui come editor dell'Asino d'Oro e quindi rappresento in qualche modo la casa editrice, farò un intervento legato alla casa editrice, a quello che è anche il mio ruolo all'interno della casa editrice. Ovviamente, avendo già presentato altri libri, rischio di ripetermi perché alcuni concetti ovviamente sono della casa editrice un po' gli stessi. Cercherò di non annoiarvi. Poi un'altra cosa che devo dire, perché magari nessuno di voi c'era, però almeno una persona la vedo che c'era domenica all'auditorium, uno o tre persone l'ho vista a vedere la presentazione di domenica, sono molto imbarazzata perché è stata una bellissima presentazione. Quindi dovremmo fare una cosa completamente diversa, perché ovviamente ci dobbiamo superare. Una bella sfida. Questa è un'altra cosa. Non vi aspettate la stessa cosa. Va bene. E poi appunto, oltre alla, diciamo, a fare un panorama della casa editrice, vi dirò perché noi abbiamo scelto di fare questi due libri. Parlo di due libri perché io vedo legato questo libro, Il Turco in Italia, ovviamente anche al precedente che abbiamo pubblicato di Joyce Lussu, che è la sua l'autobiografia, e che vedete qui, Portraits. Allora, la nostra casa editrice nasce dall'amicizia di Lorenzo Fagioli e Matteo Fago, che sono gli editori, che nel 2008 decisero di rilevare dalle nuove edizioni romane le opere di Massimo Fagioli e creare una casa editrice e quindi un catalogo ispirato alle idee di questo autore.
e a tutto quello che può adesso connettersi e andare d'accordo con quella che è la sua teoria della nascita. Teoria che, oltre a sancire l'uguaglianza biologica e psichica degli esseri umani, sottolinea questa caratteristica umana che è la capacità di immaginare, che distingue gli esseri umani da qualsiasi altra specie vivente. Una nuova visione dell'uomo, quindi, una nuova antropologia che mette completamente in crisi la nostra cultura razionale e cattolica fondata sul logos occidentale, che ritiene la donna e il bambino esseri inferiori, non umani. In questa visione, la considerazione della donna proprio in quanto essere non razionale e del bambino, in particolare nel suo primo anno di vita, quello fatto di immagini e senza parola, è fondamentale. Capite quindi che rispetto alla mentalità a cui siamo abituati, che ci viene continuamente proposta, si tratta un po' di una rivoluzione, di una bella sfida, insomma, a cambiare un po' il pensiero, a provare a cambiare il pensiero. Da qui l'importanza e presenza, ovviamente nel catalogo, di opere sulla realtà psichica, sulla sessualità, sulla storia delle donne, ma anche su soggetti noti e temi riletti sotto una luce diversa. Penso ai libri, per esempio, di Giordano Bruno, a Dante Cavalcanti, al libro su Heidegger, e penso, tra gli ultimi libri, al libro Amore senza bugie, la storia e scoperta della sessualità, che in questo momento non posso non citare. È un testo scritto da due docenti, tra l'altro sarà presentato qui, vero Licia, all'inizio di aprile, e che è scritto da due docenti, ricostruisce la storia della sessualità e ne racconta i cardini fondamentali, oltre a proporre una scelta di miti che approfondiscono dinamiche di rapporto uomo-donna molto interessanti, scritte inizialmente, per questa è una nuova edizione che abbiamo sempre rilevato dalle nuove edizioni romane, scritte inizialmente per gli adolescenti, però dato che questo libro poi andava molto bene anche per gli adulti, perché evidentemente ci sono delle novità che sono comunque interessanti per tutti, perché insomma l'argomento credo che è un argomento che per tutti è interessante fino a quando siamo grandi, diciamo, anche oltre. E quindi insomma ci tenevo a parlarne un attimo. E poi ecco un'altra cosa, cioè, per fare un po' un panorama della casa editrice, un'altra cosa che volevo ricordare è la collana del mito di cura, che tratta aspetti di medicina e di sanità e che pone anche lì al centro la donna, la sua libertà e la sua identità. Ricordo che il primo testo di questa collana fu il libro sulla RU 486, la pillola che consente l'aborto farmacologico. E poi insomma, ci sono altri testi, è diretta dal professor Flamini. E poi non a caso recentemente abbiamo inaugurato un'altra collana che è Profilo di donna, che scruta la storia delle donne nella scienza, mettendone in evidenza le capacità e le problematiche che nei secoli le donne hanno dovuto superare in questo e in altri ambiti. Poi ricorderò, perché l'abbiamo presentato qui ed è secondo me un bellissimo libro, Gilgamesh, l'epopea del re di Uruk, una storia sumera di 5.000 anni fa che anticipa molti temi stravolti poi nella Bibbia, ma indica il rapporto uomo-donna come fondante l'identità di ogni uomo. E mi piace poi anticipare un testo sul concetto di sinistra che uscirà a fine aprile. Che uscirà a fine aprile nella collana I Saggetti, che rilegge i concetti fondamentali della sinistra. Il titolo sarà Le gambe della sinistra. E qualcuno ha detto, per rimanere in tema, che sono le gambe di una donna, uguaglianza e libertà, appunto. Insomma, vi metto un po' di curiosità per il futuro. Tutti gli autori, come immaginate, che sono coinvolti nella casa editrice, hanno evidentemente un obiettivo comune tra loro, ma anche ovviamente
con, diciamo, quello che è l'obiettivo culturale della casa editrice. Grazie. E ricordo in primis Carlo Flamini, ma anche Andrea Ventura, Anna Maria Zesi, Ugo Tonietti, Marilisa D'Amico, Emmanuel Faye, ora Marcelo Figueras, che è l'autore di questo libro di narrativa che sta andando molto bene, e se qualcuno di voi avrà voglia di leggerlo capisce quanto sia inserito nella politica editoriale della casa editrice, proprio come tematiche ma anche come impostazione, come tipo di racconto, insomma. Poi Emanuele Santi e Federico Tulli, insomma, vorrei citare tutti i miei autori, ma cioè, un po', ormai cominciano a diventare tanti perché abbiamo fatto più di 50 pubblicazioni. Si tratta di autori tutti coraggiosi, impegnati, amanti, convinti della vita e della necessità di resistere e ribellarsi alle ingiustizie sociali, politiche e culturali. Non sembrerà strano quindi che ad un certo punto, imbattendoci nella figura di Joyce Lussu, tramite una cara amica che lavora alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Francesca Iannaco, che non mi stanco di ringraziare, decidemmo di pubblicare la sua autobiografia e 2 anni dopo la biografia di uno, sempre di Joyce, di uno dei più grandi poeti del XX secolo, Nazim Hikmet, la cui poesia Il più bello dei mari proprio Massimo Fagioli, ad onor del vero grazie ad una donna, perché non fu lui che la dedicò ma fu una donna che la dedicò a lui, io scusate ma non voglio essere più femminista, ma insomma credo che lui sarebbe contento se dicessi questa cosa, fece, perché è onor proprio della verità, fece conoscere a tante persone più di 30 anni fa ormai. Joyce Lussu, che è, come dice Giulia Ingrao nella prefazione alla sua autobiografia, è una donna per, ovvero costruttiva, generosa, capace di vedere il lato positivo e le possibilità della vita, fu una scrittrice, traduttrice, partigiana, poetessa, capitano delle Brigate Giustizia e Libertà. Fu moglie del politico e scrittore Emilio Russo ed è per noi una bella immagine di donna, libera, intelligente, vivace, realizzata. Una donna scomoda, potremmo dire, che non fu mai amata negli ambienti politici e intellettuali di potere, perché sincera, ribelle, anticonformista, atea. E portò avanti le sue battaglie con molta passione. Tutto questo è raccontato brevemente, sinteticamente, ma calorosamente in quello che io ritengo comunque il suo libro più bello, Portrait, appunto, un gioiello di libro. Veniamo però al Turco in Italia, che come capirete risponde pienamente alla nostra politica editoriale. Il libro infatti è il racconto di una donna speciale che racconta di un uomo speciale, un poeta il cui nome è sinonimo di rivoluzione sovietica e amore per le donne. Allora, io vi faccio un po' brevemente la storia di Hikmet. Nasce a Salonicco nel... Mi sentite? Perché a volte sento uno strano... Sentite, sì, tutto ok. Nasce a Salonicco nel 1901 da famiglia aristocratica. Suo padre era un diplomatico e sua madre una pittrice coltissima. Crebbe in un ambiente, diciamo, dove non mancavano elementi sicuramente orientali, ma anche più vicino rispetto all'emancipazione occidentale. Hikmet studiò sin da piccolo in una scuola francese e scrisse la sua prima poesia a 13 anni. A soli 19, durante la guerra di indipendenza, si recò in Anatolia e scoprì la situazione drammatica dei contadini, pastori e manovali turchi e curdi, esclusi per secoli da ogni diritto civile del suo paese. Questi contadini, questi manovali, questi pastori, in realtà
rimarranno sempre nel cuore di Hikmet e presenti nella sua opera, ma nella sua vita proprio. Ebbe, diciamo, sempre presente questa prima sua grande esperienza. Inizialmente schierato con Kemal Atatürk, se ne distaccò subito, non condividendo gli ideali nazionalisti e sentendo la necessità di occuparsi innanzitutto della situazione economica e sociale di questa fascia, di queste fasce più povere della popolazione. Si iscrisse al Partito Comunista Turco da giovanissimo e a causa della sua denuncia del genocidio armeno nel 22 fu costretto a fuggire per la prima volta in Russia. Qui si mise a studiare sociologia all'università e incontrò politici, artisti e letterati di tutta Europa, Lenin, Majakovskij, Chagall e molti altri, nutrendosi del clima post-rivoluzionario di una Mosca ancora entusiasta dei propri ideali rivoluzionari, era appunto all'inizio degli anni 20. Ufficialmente ritornò in Turchia solo nel 28, in realtà clandestinamente ebbe modo di ritornare anche nel 26. Nel frattempo il Partito Comunista in Turchia era stato messo fuori legge. In questi anni scrisse e pubblicò numerosi libri, romanzi, testi teatrali, rivoluzionando la poetica moderna turca con l'uso dei versi liberi. Trascorse questi anni alternando il carcere a brevi periodi di libertà e lavorò come giornalista e correttore di bozze, cercando di mantenere la sua seconda moglie Piraye. Il primo matrimonio fu annullato grazie ad un'amnistia e cercando di mantenere lei e i suoi due figli, perché lei aveva un figlio ed una figlia, e poi la madre è rimasta vedova. Nel 38 fu di nuovo arrestato e condannato a 28 anni di carcere perché accusato di aver incitato i marinai alla rivolta. Uscì solo nel 1949 grazie a una commissione internazionale che comprendeva Neruda, Sartre e Picasso. In questo periodo scrisse le sue opere più belle, tra cui Paesaggi umani, appunto, che citava prima Licia. In questo periodo divorziò dalla prima moglie e sposò Munever, la donna che lo amò e seguì più a lungo nella sua vita e nel suo lavoro, anche nel suo lavoro essendo lei una traduttrice appunto, e gli dette un figlio. Nel 1950 ricevette il premio Nobel per la pace, ma già l'anno successivo fu costretto di nuovo a fuggire a Mosca, dove questa volta trovò una situazione molto diversa dall'entusiasmo post-rivoluzionario e si imbatté ovviamente nella delusione per il fallimento del comunismo. E nonostante la sua condizione di salute, perché lui aveva già avuto un attacco cardiaco abbastanza grave, in questi anni viaggiò molto, non solo in Europa, ma anche in Sud America, in Africa. Solo gli Stati Uniti gli rifiutarono il visto, eravamo nel periodo della guerra fredda. Nel 1959 gli tolsero la cittadinanza turca, pensate, cioè un premio Nobel e la Turchia gli toglie la cittadinanza. Morì a Mosca nel 1963 a soli 62 anni. Io ho fatto un po' di conti, credo che lui abbia passato dai 17 ai 20 anni in carcere. 17, però con altri pezzi che non abbiamo sempre, un po' più di Giuseppe. Un uomo quindi che trascorse la maggior parte della sua vita in carcere e lontano dal suo paese. Un uomo la cui poesia, il suo essere artista, non è mai disgiunto dalle convinzioni etiche e politiche. Comunista, ateo, antimilitarista convinto, mai per tutta la sua vita abbandona la lotta per il suo popolo, per i suoi contadini, per i suoi operai. Mai si dimentica di loro. Prima di tutto i bisogni, diremmo noi. A proposito di questo significativo quello che Joyce racconta a proposito dell'incontro con Michelangelo Antonioni a Roma intorno agli anni 60. Una sera a cena con Monica Vitti e Michelangelo Antonioni investì il regista perché aveva spiegato che a lui interessavano i problemi di coloro
che avevano già risolto tutti i problemi d'ordine pratico ed economico e magari avevano ville, yacht, camerieri e maggiordomi, eppure avendo tutte queste cose avevano ancora problemi. A me interessa chi ha fame, disse Hikmet, finché ci saranno tanti me stesso che hanno fame. E gli recitò in turco la poesia Lo stomaco sacro, scritta nel 1929 prima di entrare in galera. O tu, madre dagli occhi arrossati, o tu che crei facendo soffrire, tu che te ne stai nell'acqua sotto l'arco dei ponti, tu, grido delle piazze incendiate, tu, poesia delle poesie, musica delle musiche, tu, amica mia, tu, sventurata, tu, pendaglio da forca, o tu, tu sei tutto, sei tutto tu, fame. Ed io giuro, mettendo la fronte sui tuoi piedi scalzi, giuro e dico, combatterò, non per il mio, né per il nostro, né per il tuo, né per il loro, ma affinché il tuo stomaco sacro, si sazi. In Hikmet, quindi, la fame, il profondo senso della realtà e la vicinanza alle fasce deboli della popolazione con i loro bisogni, un marxismo vissuto in prima persona, sono sempre fusi e vissuti in armonia con il rapporto uomo-donna, con il rapporto con la donna, scusate. Poesia, donne e rivoluzione sono il pane quotidiano di Hikmet, che è un vero poeta, perché, come dice Joyce, un vero poeta non canta la rivoluzione, fa la rivoluzione cantando. La figura femminile riassume tutte le cose che ama: il suo paese, la sua battaglia, lo slancio ideale, la speranza, integrando l'amore nella dinamica dell'esistenza reale. E a questo proposito scrive una poesia nel 1948. Anima mia, anima mia, chiudi gli occhi piano piano e come si affonda nel mare, immergiti nell'acqua, nuda e vestita solo di bianco, il più bello dei sogni t'accoglierà. Anima mia, chiudi gli occhi piano piano, abbandonati come nell'arco delle mie braccia, nel tuo sonno non dimenticarmi. Chiudi gli occhi piano piano, i tuoi occhi scuri dove brucia una fiamma verde mare, anima mia. Allora, si capisce quanto in Hikmet questo amore per le donne sia totale. Il turco in Italia è un insieme di cose, poesie, lettere, racconti, per certi versi è un po' meno compatto della biografia di Lusso, è diciamo, un libro fatto da tante cose, e però tra queste ci sono delle perle, io dico, perché ci sono dei documenti inediti che troviamo praticamente solo nel libro della Lusso e sono strettamente legati a, cioè in qualche modo
sintetizzano, riportano quello che è il pensiero di Hikmet. L'amore per la donna, presente nelle sue poesie, insomma, poi Anna Chiara ce ne leggerà altre che avremo modo di approfondire, è anche presente, viene svelato in una lettera al figlio di Piraye, figlio che si chiamava tra l'altro, come poi sarà, si chiamerà il suo figlio con Munever. E secondo me è un momento bellissimo del libro, è una confessione d'amore pazzesca. Siamo nel 1949 e Hikmet scrive così: figlio mio Mehmet, parliamoci non come padre e figlio, ma come due amici. Per essere più esatti, parlerò io, tu ascolterai. Quello che dirò non lo dirò per discolparmi, né tantomeno per difendermi da me, da te o da Piraye. Conoscerai la favoletta di Oca, che un giorno lega il suo asino a una pianta e un ladro glielo porta via. Tutti danno addosso ad Oca. Possibile, dicono, lasciare l'asino proprio lì. E quando uno lascia un asino in un posto, lo dovrebbe legare meglio, eccetera, eccetera. Oca ascolta tutti e dice: avete ragione. Poi aggiunge: sì, ammettiamo che sia colpa mia, non lo nego, ma il ladro non avrà un briciolo di colpa anche lui? C'è qualcosa di vero in quello che dice Oca, ma intendiamoci, non è che voglia scusarmi, solo che ieri notte, o piuttosto verso l'alba, improvvisamente, quando mi ero sdraiato sul letto dopo aver finito di scrivere una lettera per tua madre, tormentato da pensieri dolorosi, ho fatto una terribile, triste, strana scoperta. Ora, di mattino, con la luce del sole, voglio raccontarti la mia scoperta. La mia Piraye mi ha voluto bene con saggezza, costanza, fedeltà, attenzione, prudenza, abitudine, generosità, intelligenza, cuore. Tutti questi sostantivi, rileggili attentamente, qualificano l'affetto, l'amore di un'amica, di una madre, di una moglie, di una fidanzata, magari dell'amica più vicina, della madre più affettuosa, della moglie più fedele, della fidanzata più costante. Ma la mia Piraye non è mai stata innamorata di me. Non mi ha mai desiderato pazzamente. Io ero vicino a lei, con la mia umanità. Mi ha ammirato come si ammira un uomo, ma non si è mai innamorata di me. Io non sono mai stato necessario alla mia Piraye come l'acqua, il pane, l'aria, come un bisogno fisiologico. Ora ascolta. Ti dirò qualcuno dei ricordi che mi assillano il cervello e mi rattristano tremendamente. Sai che la mia Piraye non mi ha mai detto neanche una sola volta, guardandomi negli occhi e senza accorgersi di ciò che diceva, ti amo. Dunque, allora, si diceva che Il Turco in Italia è quindi la biografia di Hikmet, ma soprattutto l'affresco che ne fa Joyce. Oltre al rapporto con le donne, quello che emerge dal libro e dalla visione che di Hikmet che ne dà Joyce è la libertà interiore del poeta, che si capisce essere molto diverso da lei,
e piacerle molto. Non si piegava ai compromessi, nemmeno a quelli che in generale, con sottile opportunismo, si definiscono necessari. La sua caratteristica era, dice Joyce, un ingualcibile candore, una capacità di fiducia, di meraviglia e di rispetto verso l'umanità e verso le cose. Non vi era in lui ombra di cinismo o di meschinità. Questo prigioniero, minacciato per anni di impiccagione, questo poeta che non poteva pubblicare un verso nella sua lingua e nel suo paese, questo malato senza speranza di guarigione è vissuto sempre come un uomo libero. Questa libertà interna che colpisce tanto Joyce, che lei ama e percepisce benissimo in lui, in realtà la mette in crisi. E nel rapporto con lui appare tutta la semplicità di questa donna, cioè lei racconta, si vede con passione, con calore, con le parole semplici che lui gli chiedeva sempre di utilizzare per le sue poesie. Però a volte si capisce, e viene fuori più di una volta, ma una volta in maniera particolare, quanto lei si è messa proprio in crisi, veda in crisi nel rapporto con lui. E credo che sia significativo quando racconta della sua venuta a Roma. Aveva scarsi interessi per i monumenti storici e le vestigia del passato, come ebbi a constatare la prima volta che venne a Roma, e nei primi giorni mi parve naturale, anzi indispensabile, condurlo a vedere angoli pittoreschi, monumenti famosi. Girando parlavo, da Marco Aurelio a Giordano Bruno, dal Vaticano al Palatino, mi sforzavo di presentargli Roma con la diligenza di una guida autorizzata. Hikmet taceva fermamente ed io lo ritenevo immerso nei cumuli di storia e di cultura che gli sfilavano davanti agli occhi. Invece era semplicemente di cattivo umore. Al terzo giorno esplose: mi hai rovinato Roma, non potrò più scrivere niente su Roma, non riuscirò più a vedere Roma se non attraverso i tuoi occhi e le tue spiegazioni, mi hai sciupato tutto. Io gli risposi con impazienza: essere informato che Castel Sant'Angelo è stato eretto dall'imperatore Adriano, gli dissi, e che Benvenuto Cellini vi avesse scaricato le concubine contro i Lanzichenecchi, non poteva poi sciuparglielo né impedirgli di guardarlo a modo suo. Al che mi ribatté che del Rinascimento e degli antichi romani lui se ne infischiava proprio, che lui era un barbaro venuto dall'Asia e che del mondo classico di cui siamo pasciuti da queste parti non sapeva che farsene. No, capite che sarebbe stato un ottimo autore per l'Asino d'Oro, Hikmet. Allora, io passo ora la parola a Floriana Giancotti, che ci parlerà molto più profondamente di Joyce e del suo connubio personale e letterario con Hikmet. Vorrei dedicare questo mio intervento alla mia nipotina Francesca, che è qui vicino a me. E devo dire, Francesca, che mentre lo preparavo ho pensato tanto a te, perché questa donna di cui noi dobbiamo parlare, la Joyce Lusso, è veramente una donna straordinaria, con una biografia particolarissima. È una donna che percorre tutto il Novecento, è nata a Firenze nel 1912 da famiglia aristocratica, imparentata con persone autorevoli inglesi,
che il cui padre pubblicava anche in Inghilterra, di famiglia colta e liberale, riceve un'educazione molto accurata e a 12 anni, e quindi molto giovane, ha una prima esperienza difficilissima, perché il padre e il fratello Max, a cui era affezionatissima, vengono bastonati dai fascisti davanti a lei. Fu un'esperienza che convinse poi il padre Guglielmo ad abbandonare temporaneamente l'Italia. Loro erano di origini marchigiane, si erano trasferiti a Firenze per lavoro e decidono di andare in Svizzera per non dover subire ulteriormente la persecuzione fascista. La Joyce quindi studia in Svizzera e dopo gli anni dell'adolescenza si iscrive all'Università di Heidelberg, un'università prestigiosa, nella quale segue gli insegnamenti di un grande filosofo, Jaspers, e in quel periodo all'università c'erano tantissimi intellettuali, i più importanti intellettuali tedeschi dell'epoca, e viene colpita dalla sottovalutazione che gli intellettuali facevano del nazismo montante. Evidentemente la sua esperienza le consentiva di capire con occhio più lungo e più attento la pericolosità di quello che si stava verificando in Germania. Nel 1934, quindi abbastanza giovane, sono 22 anni, sposa un ricco possidente fascista. Vogliamo sottolineare questo matrimonio perché è veramente un po' curioso, nel senso che si reca con lui in Kenya, dove insieme al fratello di lei avevano fatto un investimento agricolo molto importante, in cui il povero Aldo perderà tutti i suoi beni e perderà anche la moglie, perché questo matrimonio durerà soltanto 2 anni, lei se ne rimane, lui ritorna in Italia, lei rimane a girare in Africa e capisce attraverso questa esperienza le conseguenze dell'imperialismo europeo in Africa e si acuisce la sua sensibilità nei confronti di questo mondo lontano, oppresso, sfruttato, e quindi la tematica, diciamo, di un mondo diverso, di un mondo coloniale, che in quel momento è tra l'altro agitato da tante forze europee, rimane uno dei fili conduttori ovviamente della sua vita. Bisogna dire che questa donna tra l'altro è particolarmente bella, mi ha molto colpito questo fatto, devo dire, andando su internet le sue immagini sono bellissime, da quando è adolescente, ma anche nella vecchiaia, con questa capigliatura aerea bianca intorno a questo viso molto chiaro, insomma, una donna veramente di particolare fascino. E mi ha ricordato molto questa sua esperienza africana, quella di Karen Blixen, questa identificazione con un mondo così diverso, questa esigenza profonda di stare vicino a queste popolazioni e di capirle non attraverso il filtro della cultura occidentale, ma attraverso una capacità di ascolto di quel che veramente loro sono, indipendentemente dal fatto di conoscerle la lingua. E qui è un altro elemento che ritorna, nonostante che la Joyce
fosse una poliglotta, perché conosceva il tedesco, conosceva bene il francese, era quasi di madrelingua inglese, di nonna inglese, quindi una persona che stava sempre a suo agio ovunque, capiva che l'ascolto di queste popolazioni non passava attraverso la grammatica e la sintassi o la filologia delle lingue, come poi come è stato già evidenziato nel precedente intervento, ma passava attraverso un'empatia, attraverso un'identificazione, una simpatia, un soffrire le stesse cose, un capire fino in fondo l'esperienza di quel mondo. In questi anni di libertà, perché si è liberata anche dopo 2 anni, come abbiamo detto, del marito, scrive anche, si avvicina alla poesia, scrive delle liriche che vengono apprezzate da Benedetto Croce, quindi non da una persona qualsiasi, ma dal più grande intellettuale dell'epoca, che le pubblica su sulla rivista La Critica. Entra insieme al fratello Max nel movimento di Giustizia e Libertà, e quando il fratello viene condannato al confino politico a Ponza, lei lo va a trovare e gli viene consegnato un documento che avrebbe dovuto a sua volta consegnare a Emilio Lussu, che era già un esponente importante di Giustizia e Libertà, uno dei fondatori, e ovunque egli fosse, perché poi orientarsi nella geografia, diciamo, dell'antifascismo internazionale era cosa ovviamente complicata. La Joyce trova a Ginevra, si incontra a Ginevra con Lussu, e quell'incontro è un incontro fatale, nel senso che capiscono immediatamente che di avere un'affinità profonda, di essere fatti l'uno per l'altro, e questo si sposano, e questo matrimonio durerà tutta la vita. Insieme a Lussu viene trascinata nell'antifascismo internazionale, e si sposta in tutta l'Europa, da Tolosa a Marsiglia, in Spagna, in Portogallo, ma non come un pacco al seguito. Questa è la cosa veramente interessante, perché lei è una guerrigliera e addirittura in Inghilterra segue un corso per comando partigiani, per stare nell'azione viva, tant'è che nel dopoguerra poi raggiunge il grado di capitano, e nel dopoguerra verrà insignita della medaglia d'argento al valore militare, ecco, quindi non al valore civile, al valore militare. Questa è una cosa diciamo di particolare rilievo, che vi dice molto della personalità di questa donna, che è stata anche sottovalutata, perché in Sardegna quando viveva con Emilio Lussu è chiaro che lui, grande intellettuale, grande partigiano, deputato, le faceva ombra, e lei era la moglie del capitano. Non credo che fosse molto contenta di essere etichettata in questa maniera. Ciò nonostante ha continuato la sua attività di interesse e di collaborazione per la pace, e in uno di dei congressi per la pace ai quali lei partecipava, precisamente a Stoccolma, incontra Hikmet. Io vorrei che tu leggessi il ritratto di Hikmet, sì. Pagina 37, perché è particolare, bisogna proprio avere anche lui, uomo bellissimo. Grande, solido, con occhi celesti di bambino testardo, un vecchio berretto in cima alla capigliatura bionda, giacca spiegazzata buttata sulla spalla. Nazim Hikmet,
solcava la città recitando versi a chi voleva ascoltarlo, seguito da un codazzo di ammiratori e di poliziotti in borghese. I ben pensanti gridavano alla sovversione. È sovversiva la poesia di Nasim? Ogni grande poesia è sovversiva, e questa lo era magnificamente. Che c'è di più sovversivo della bellezza congiunta alla verità? Nasim era bello. È vero. Era un autentico pericolo pubblico. Almeno nell'opinione delle autorità, per le quali solo la piattezza è patriottica. Nasim provava il contrario ed era scomodo. Nasim non ha mai complottato. Ha sempre detto a voce alta quel che aveva da dire e lo ha detto anche quando pretendevano di impedirglielo. Se gli arresti erano seguiti dall'evasione, se le persecuzioni dalla clandestinità, di chi è la colpa? Arrestato, rilasciato, applaudito, seguito da sbirri, provocatori, da amici e compagni, adorato dalle donne, detestato dai mariti, Nasim aveva messo sotto sopra Bisanzio. Fu favoloso, scandendo versi che facevano tremare i borghesi, demolendo la prosodia ottomana, trasformando il vocabolario, facendo a pezzi il vecchiume del Gran Bazar, eppure riesumando antichi poeti dimenticati, Nasim fece arrivare la poesia turca al suo popolo e all'orecchio del mondo. Vedete, è un ritratto bellissimo fatto da un suo amico e critico, e tra l'altro era un uomo molto alto, e aveva ascendenti tedeschi nella famiglia. E poi curiosamente viene a sapere, quando non insegni più, delle piccole cose che sarebbero state utili anche quando invece insegnavo, nel senso che Mehmet Ali, che trattò con Bismarck nel congresso di Berlino, era un suo lontano parente ed era un tedesco che è arrivato a Bisanzio, aveva abbandonato la marina tedesca e si era fatto musulmano ed era diventato collaboratore e consigliere del Pascià, e quindi sono storie che si incrociano in maniera veramente curiosa, per dire che erano famiglie assolutamente straordinarie, quella di Joyce, ma anche la famiglia di Hekmet, come è stata precedentemente detto. Sono famiglie che hanno, la famiglia di Hekmet hanno comandato, hanno avuto un ruolo amministrativo molto importante, un ruolo politico, hanno affiancato il movimento di indipendentista dei giovani turchi. Atatürk era amico personale del padre e del nonno, tant'è che fino a quando non è morto nel 38, pur perseguitato e imprigionato, però il regime di prigionia non è stato così duro e severo come sarà poi dopo il 38, cioè i 12 anni successivi, dei 17-20 complessivi, sono stati per Hekmet veramente molto duri. E in questo congresso, diciamo, dopo che nel frattempo era uscito dalla prigione, era riuscito grazie a una mobilitazione internazionale, tra l'altro in prigione aveva avuto un primo infarto e poi altri due, e quindi era un cardiopatico grave, ma lui viveva con leggerezza, come fosse stata persona sana. I medici gli avevano detto di non prendere gli aerei, ma lui tranquillamente andava dappertutto. Viveva, come è stato sottolineato precedentemente, viveva fino in fondo e fino all'ultimo minuto
tutto della sua vita come un uomo libero. Ora, una personalità di questo genere, quando si incontrano con Joyce rimane affascinata e colpita, non lo conosceva, chiede informazioni su di lui, riesce, a Stoccolma c'erano alcuni suoi libri, e comincia a parlare con quest'uomo e si intendono senza che lei parlasse assolutamente il turco. Il Hikmet parlava un francese molto approssimativo e però decidono di tradurre le poesie di Hikmet. E qui si apre, secondo me, uno spazio molto importante, prima del quale vorrei dire che un epigrafe possibile per Joyce come per lo stesso Hikmet è quella che si può trarre da queste da una sua poesia. La leggo brevemente: non vivere su questa terra come un inquilino, oppure in villeggiatura nella natura, vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, al mare, alla terra, ma soprattutto all'uomo. E questo credi all'uomo, questo è l'elemento centrale ed è quello che spiega come una donna intelligente, cosmopolita, come Joyce, che conosce tante lingue ma non conosce il turco, possa avventurarsi in un'impresa che ha dell'incredibile, perché tradurre un poeta senza conoscerne una lingua sembrerebbe impossibile. Tra l'altro qui si apre tutto il problema di che cos'è una traduzione, che è problema antico. Qualcuno forse ricorderà che anche San Tommaso affrontò il problema della traduzione delle opere di Aristotele, che allora erano conosciute attraverso la traduzione di Averroè, e lui disse che la traduzione di Averroè era un tradimento, e quindi ritradusse dal greco, dal latino le opere di Aristotele, dando una svolta completamente diversa alla cultura occidentale. Quindi vedete, una traduzione è un'opera grandiosa. Ora, San Tommaso riteneva di aver fatto una traduzione obiettiva. Noi oggi probabilmente siamo convinti che ogni traduzione è un po' un tradimento, e tant'è che oggi noi sentiamo sempre la necessità di avere la traduzione con il testo a fronte, per poter sbirciare, capire, anche quando la lingua non ci è completamente vicina, perché ci sembra sempre che alla traduzione manchi qualcosa, o non abbia detto con precisione quello che noi abbiamo capito e via dicendo. Però l'intesa tra Joyce e Hikmet è un'intesa profonda, proprio perché tutte e due sanno che e sono convinti che la traduzione non è un problema di tipo sintattico, grammaticale, di filologia, ma è un problema invece di empatia, di capire fino in fondo la storia dell'altro, l'identità dell'altro, la cultura dell'altro, la vita dell'altro. Quindi io qui, a pagina 7 direi di leggere quello che dice Joyce. Mi ero accorta che la poesia contemporanea di quei mondi diversi era un solido strumento di conoscenza, più immediato e sintetico
di molta saggistica antropologica, sociologica e storica. Tanto più che antropologi, sociologi e storici erano in generale estranei a quei mondi, osservatori dal di sopra, dal di fuori, mentre i poeti locali vi erano immersi da sempre, dalle radici alle fronde. Naturalmente mi interessavano i poeti di un certo tipo, non i poeti della poesia pura, della parola senza destinatario, che ha la presunzione di essere atemporale, astorica, eterna, bensì i poeti moltiplicatori di progresso, come dice Rimbaud, dalla parola discorsiva, quotidiana, concreta, proiettata nel futuro, poesia che non si limita a ritmare l'azione, ma sarà più avanti. Questo che abbiamo letto dice molto bene che cosa si intende per Joyce, per traduzione. E quindi la poesia non ritma l'azione, ma sarà più avanti, quindi è sempre rivoluzionaria, è sempre proiettata verso il futuro. Ed è anche questo accenno, questo rifiuto ai poeti della poesia pura, tenendo conto che Hikmet veramente è un innovatore straordinario, perché la sua formazione poetica è all'interno della cultura ottomana e di una lingua, il turco antico, che è una lingua fatta di una mescolanza di arabo e di persiano, di farsi, e la poesia è costruita rigidamente in strutture che si tramandano attraverso la tradizione. Tanto è oscura questa lingua che neppure Hikmet riusciva a capire fino in fondo le poesie che gli recitava il nonno, che il nonno era un poeta. Quindi per affrontare questa nuova realtà, che è per lui una rivelazione, la realtà dei contadini dell'Anatolia, deve costruire una lingua nuova, una lingua adatta ad un oggetto, il mondo contadino, e la realtà contemporanea, ma non solo il mondo contadino, anche il mondo affettivo, perché anche l'amore entra all'interno di questa nuova dimensione. E paradossalmente, a mio avviso, però io non sono esperta, ve lo dico con molta umiltà, a me sembra che lui raggiunga delle vette di poesia pura, dove però la purezza e il lirismo non hanno niente a che vedere con la nostra tradizione occidentale di poesia pura. Facciamo soltanto un nome che chiarisce meglio la differenza, tipo un D'Annunzio, per dire, dove anche lì c'è l'identificazione di poesia e vita, ma in una dimensione completamente diversa da quella di Hikmet. Un riferimento può essere legittimo, probabilmente il riferimento è a Dante Alighieri, che riesce a produrre una poesia politica, una poesia civile e anche una poesia d'amore, utilizzando una lingua nuova, perché era la lingua della era una lingua nuova la sua, non era la lingua del mondo della tradizione accademica siciliana, diciamo così, una lingua nuova che ha momenti intensi di lirismo, ma è anche capace di esprimere l'indignazione, la violenza di certi rapporti, insomma, se tutti qui conoscete la Divina Commedia e quindi capite quale può essere il riferimento.
Ora, tra l'altro, Hikmet è un poeta precoce, come abbiamo detto prima, a 13 anni fa la prima poesia, a 18 anni già pubblica, fa tante poesie d'amore, e poi è diventata... poesie d'amore, quelle dei 18-19 anni, per le sue ragazze, le sue donne, eccetera, fino a quando trova la sua cifra stilistica più importante e diventa un poeta così popolare nella sua Turchia, nonostante non fosse pubblicato, tutto andava a memoria e quindi i cadetti dell'Accademia recitavano a memoria le sue poesie. Il suo poema di 70.000 versi, mi pare fosse, veniva recitato a memoria, e siccome in prigione non gli davano la carta per scrivere, neppure il lapis, lui doveva inventarsi una lingua così pura, essenziale, immediata e facile anche dal punto di vista uditivo, per cui la mamma, la vecchia madre che l'andava a trovare, imparava a memoria la poesia e la riportava fuori. Anche Munever imparava a memoria e portava fuori. Per dirvi che la poesia è stato per lui lo strumento della rivoluzione. C'è chi la rivoluzione la fa con le armi, con le bombe, con gli attentati, lui l'ha fatta con i versi. E i contemporanei l'avevano capito benissimo, tant'è che finché c'è stato Ataturk, come dicevamo, di nascosto Ataturk si leggeva le sue poesie e si rammaricava che questo suo amato poeta non fosse dalla sua parte, che fosse un comunista e che quindi lo doveva perseguitare, lo doveva mettere in prigione, eccetera, eccetera. E dopo, pur non avendo commesso nessun reato vero, quindi non è che ha partecipato a congiure, ad attentati, eccetera, eccetera, ha fatto una prigione lunghissima e durissima, all'interno della quale non si è mai arreso. Questa è un'altra cosa che ci colpisce tantissimo. Io direi che noi, tanto per capire che cos'è per lui una poesia civile, potremmo leggere un pezzettino, perché è lunghissima, quella di Madrid, nel 36 comincia la guerra di Spagna, ovviamente lui vorrebbe partecipare alla guerra... non l'hai sottolineata, no, aspetta, allora ne leggiamo un altro, a pagina 42, questo di Hashim, figlio di Osman, perché mi guardi a quel modo... volevo semplicemente farvi vedere no, però guarda, ce l'ho qui, guarda, ce l'ho qui, sì sì. Come esempio di poesia civile, ecco. Hashim, figlio di Osman, perché mi guardi a quel modo? Hashim, figlio di Osman, è strano, non eri morto, fratello, a Istanbul, nel porto, caricando il carbone su una nave straniera? Eri caduto col secchio in fondo alla stiva, la gru ti ha tirato su, e prima di andare a riposare definitivamente, il tuo sangue rosso aveva lavato la tua testa nera. Chissà quanto avrei sofferto. Non restate in piedi, sedetevi. Vi credevo morti. Siete entrati per la finestra della mia cella. I visi nella luce delle stelle. Siate i benvenuti. Mi date molta gioia. Come vedete, è una lingua molto depurata, scarnificata, eppure non somiglia a nessuno dei nostri poeti.
se penso a Quasimodo è tutt'altra cosa, i nostri poeti del Novecento, forse qualcosa di Montale, però è una costruzione, quella di Montale, che non regge, molto più densa, e Joyce lo dice, la poesia italiana, la lingua italiana richiede tutta una serie di riferimenti culturali che invece Nazim ha deliberatamente abbandonato per diventare il poeta del suo popolo. E questo mi sembra una cosa veramente bella. Tra l'altro, tornando alla nostra Joyce, Joyce segue Nazim anche poi nelle sue vicende familiari. Ci sono delle pagine in questo libro che vanno assolutamente lette, del modo con cui Joyce riesce a far fuggire dalla Turchia Munever con il figlio. Sono delle pagine bellissime, tra l'altro anche con una vena di arguzia all'interno che le rendono molto piacevoli. Sono delle pagine di letteratura e questo vi dice quanto Joyce fosse una donna animosa, piena di capacità di risolvere i problemi. Quando dice a Hikmet voglio portare via dalla far fuggire dalla Turchia la moglie col figlio, Hikmet dice ma no, è troppo difficile, i turchi controllano. In realtà non poteva, perché era già sposato, perché a Mosca si era risposato, ecco. E questo è un altro aspetto, era molto corteggiato dalle donne, evidentemente gli piaceva essere coccolato dalle donne, così che quando Munever con il figlio approdano a Varsavia, gli viene detto che Hikmet si è risposato con una giovane russa, e c'è una battuta che lei fa a Joyce, molto caustica, dice come invece dunque dice sì che diceva Munever a Joyce, col mio arrivo lui ha tutta l'aria di un pascià e io di un idiota. Questo è. Joyce poi muore sempre combattendo le varie battaglie che non finirà mai di intraprendere. Muore ovviamente dopo Lussu, che era più anziano di un poco più di 10 anni di lei, e muore prima. Un amore bellissimo anche questo, quindi sono belli questi personaggi la cui vita è vita politica e civile, ma è anche una vita intensa d'amore, tant'è che per Lussu scriverà: le nostre vite sono intrecciate come i vimini di un canestro, come l'olivastro e l'innesto, come due storie raccontate dalla stessa voce, per dire la tenerezza profonda di questa donna. Ecco, io insomma, ci sarebbero tantissime letture da fare ancora, che avevamo segnato, però io credo che se vogliamo dare un po' di spazio agli interventi dobbiamo finire qui. Vi ringrazio. Allora, vi dico un'ultima poesia di Hikmet, del 48. I giorni sono sempre più brevi. I giorni sono sempre più brevi. Le piogge cominceranno. La mia porta spalancata ti ha atteso. Perché hai tardato tanto? Sul mio tavolo dei peperoni, del sale, del pane. Il vino che avevo messo nella brocca l'ho bevuto a metà, da solo, aspettando. Perché
Hai tardato tanto. Ma ecco, sui rami maturi, profondi, dei frutti carichi di miele, stavano per cadere senza essere colti, se tu avessi tardato ancora un poco. Grazie Anna Chiara, veramente, bellissima lettura. E sono un po' emozionata, scusate, ha preso questa ultima. Non so, a questo punto se qualcuno voleva intervenire, c'era qualcosa, so che vi incuriosiva, se volete sentire qualche altra poesia. Scusate, una cosa volevo aggiungere che mi sembra interessante. Se vogliamo fare un paragone tra come altre donne, pure con personalità insomma interessanti, hanno interpretato il Novecento, io credo che ce ne sia una, un personaggio letterario che è la protagonista del Grande Gatsby, che è l'esatto contrario di Joyce Lusso, ma è il modo con cui molte donne, tantissime donne, hanno interpretato l'insofferenza nei confronti delle convenzioni sociali, un anticonformismo di maniera che non diventa mai impegno reale a trasformare la realtà e il mondo. E allora tanto più la figura di Joyce risulta come dire, a tutto tondo nel Novecento, perché è un interprete intelligente che ha fatto sua la lezione migliore del marxismo come capacità e dovere di trasformare il mondo senza armi. Grazie. Non so, vuoi leggerci qualche altra, selezionato qualche altra cosa? Ci sono delle domande? Preferite che legga qualche altra cosa? Sì, ok. Ne faccio due, una dolorosa e una no. Anche questa mattina, mi sono svegliato e il muro, la coperta, i vetri, la plastica, il legno si sono buttati addosso a me alla rinfusa e la luce d'argento annerita della lampada mi si è buttata addosso. Anche un biglietto del tram e tre righe di scritto e il giallo delle pareti e la camera d'albergo e questo paese nemico e la metà del sogno caduta da questo lato si è spenta. Mi si è buttata addosso la fronte bianca del tempo e i ricordi più belli e la tua assenza nel letto e la nostra separazione e quello che siamo. Mi sono svegliato anche questa mattina e ti amo. Il più bello dei mari. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti. E quello che voglio dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Io non ho nulla da aggiungere. Non so, cioè ci sarebbero tante cose da dire, però insomma io mi fermerei qui e vorrei ringraziarvi tutti. Vorrei ringraziare Anna Chiara, Floriana e Rossana e anche Francesca Gaddeo, che stasera qui non è con noi, però è, come dire, è sempre una grande spalla, appunto, di forza, e mi dà sempre grande istruzione e coraggio. E niente, grazie a Maurizio che ci segue da dietro, a Vincenzo che ci scatta delle foto belle, e grazie a tutti e buona serata. Ciao.